Il gruppo consigliare della Lega ha presentato un importante progetto di legge regionale che prevede interventi straordinari per la vita indipendente nelle aree pubbliche dei comuni della regione Abruzzo. Per illustrare i contenuti del testo sono intervenuti questa mattina in una conferenza stampa a Pescara il coordinatore regionale Luigi Deramo, il capogruppo in consiglio Pietro Quaresimale e il presidente della commissione territorio Manuele Marcovecchio. Una norma che intende dare un sostegno, un finanziamento ai piccoli comuni che intendono realizzare nel proprio territorio delle opere sia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia per l'installazione di giochi inclusivi nelle proprie aree verdi. La norma è rivolta ai piccoli comuni che noi abbiamo individuato nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e prevediamo comunque delle premialità per quei comuni che abbiano la possibilità di compartecipare o che vogliano compartecipare all'intervento e comunque ai comuni che hanno sul proprio territorio delle associazioni di volontariato che operano a supporto della disabilità. È la dimostrazione che la Lega è sensibile alle fasce più deboli e quindi sicuramente un intervento pregevole. Ritengo che questo intervento va a favorire i comuni più piccoli, molti quindi nell'entroterra, aree interne che sono le più disagiate e che permettono quindi alle persone di avere gli stessi servizi e soprattutto gli stessi diritti rispetto ai centri urbani più grandi. Quindi continuiamo a proporre interventi legislativi per cercare di cambiare un po' le sorti della regione Abruzzo. Sono molto contento di quello che stanno a fare i consiglieri e l'intero gruppo per il lavoro svolto in queste settimane in cui ci eravamo prefissati di presentare diverse proposte legislative, così come stiamo appunto facendo.